Striscia la notizia distrugge l'isola dei famosi, la Mercuzzi verso l'addio. Sprofonda l'isola dei famosi. Lo scandalo delle canne sta facendo ammeggiare la trasmissione, anche se gli ascolti continuano ad essere alti. C'è il sospetto che qualcuno abbia voluto nascondere la verità. Striscia la notizia continua la sua battaglia alla ricerca di prove che danno ragione a Eva Engel. Gli altri naufraghi danno l'impressione di sapere e di non voler dire. Di fronte a tutto questo, la Magnolia starebbe valutando di chiudere prima i battenti. A lanciare la bomba è Anticipazioni TV. L'isola dei famosi travolta da Begolini. La situazione è complessa. Dagli ultimi servizi mandati in onda da sempre da Striscia la notizia sembrerebbe che l'intero cast e la produzione, e probabilmente anche Alessia Martuzzi, fossero conoscenze della presenza di marijuana all'interno della casa in cui i naufraghi hanno soggiornato prima di sbarcare sull'isola. Tale circostanza è stata confermata anche da Cecilia Capriotti che, ospite a Domenica Live, ha dichiarato con fermezza che Eva Enger aveva già parlato con la produzione prima di dire la sua verità in diretta. Se tutto ciò fosse confermato la veridicità del programma crollerebbe. Proprio per questi motivi, Magnolia starebbe valutando di prendere una drastica decisione, quella di calare in anticipo il sipario. La sorpresa a Domenica Live. Sempre a Domenica Live i due inviati di Striscia la Notizia, Staffelli e Laudadio, presenti in studio hanno fatto ascoltare a Barbara D'Urso un audio lunghissimo in cui vengono confermati i racconti di Avenger. E mentre la conduttrice ascoltava, Cecilia, credendo di non essere sentita, si è girata verso Nadia, forse era la telefonata con l'ex. Il che ha dato addito a nuovi sospetti.